Benvenuti ad una nuova puntata di Ruote Storiche TV. Seguiteci! Partenza per la nona coppa delle mille miglia, che si è chiusa con la vittoria a velocità di primato di Pintacuda della Stufa su Alfa Romeo, alla media oraria di 114 km e 753 metri. Alle prime luci dell'alba, il Duca di Spoleto dà il via alle 106 macchine partecipanti alla classica prova. Il passaggio di alcuni bolidi nei pressi di Siena. Velocità vertiginosa sulla Flaminia, prossimi a Roma. Alcuni arrivi nell'urbe fra l'entusiasmo degli spettatori che gremiscono gli spalti della Camilluccia, tutte le alture e il piazzale di Ponte Milvio. Le manifestazioni dello sport italiano. Inizio della decima corsa delle mille miglia a Brescia. Le macchine concorrenti si allineano per la verifica alla funzionatura. Si notano numerose macchine con carburanti succedanei che, come è noto, hanno dato ottima prova. Alla luce di migliaia di lampadine e di riflettori, alle 4.55 si iniziano le partenze, che si sono protratte fino alle 8.24. Alle 10.30 passano già per Firenze i primi corridori con al comando Biondetti, che è riuscito a mantenersi in testa fino a Roma, aggiudicandosi l'ambitissima Coppa del Duce destinata al primo classificato sul tratto Brescia-Roma. Numerosissima folla accoglie i concorrenti al controllo predisposto
nel piazzale di Ponte Milvio. La Coppa delle Mille Miglia, la più appassionante corsa automobilistica sulle strade di Mezza Italia, ha avuto un successo senza precedenti. Ben 141 macchine, dai bolidi di grande cilindrata alle minuscole Topolino di serie, hanno preso il via per la vertiginosa competizione. Le partenze, iniziatesi nel cuore della notte, si sono protratte fino all'alba. Controllo di Roma, già tutti i primati della corsa erano stati battuti ed era facile supporre che questa situazione si sarebbe mantenuta fino al termine. Dopo una gara brillantissima vinceva la coppia Biondetti-Stefani su Alfa Romeo alla media di oltre 135 km orari. Ciao amici, vi starete chiedendo cosa ci fa Benedetta vestita da meccanico. Beh, sapete, bisogna imparare un po' di tutto nella vita, perché se un domani perdessi il lavoro di conduttrice, cosa faccio? La restauratrice di auto. E perché? Perché mancano giovani restauratori.
Adesso passo il camice, gli attrezzi a Chiara, la vera restauratrice. Seguiteci! Ciao amici, ci troviamo nel dietro le quinte del Mauto e io sono in compagnia di Davide Lorenzone, che è il conservatore responsabile del centro di restauro. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Facciamo una passeggiata all'interno di questo open garage. Sì. Ti chiedo, com'è nata l'idea di questo centro di restauro e da chi ha sostenuto questa iniziativa? Bene, il centro di restauro nasce, viene inaugurato in questo posto che è l'open garage nel novembre del 2016. Questo locale qua era il garage delle vetture non esposte nell'allestimento, vuoi perché c'erano già altre vetture di quel periodo in cui c'era l'allestimento, oppure anche perché erano vetture non tanto ben messe per essere esposte al pubblico. Quindi l'idea del centro di restauro nasce nel 2016, viene inaugurato qua e ha proprio lo scopo di creare un metodo di restauro per veicoli antecedenti agli anni 30, senza dimenticare ovviamente quelli costruiti successivamente a quegli anni, però diciamo che ci vogliamo soffermare sulle vetture antecedenti agli anni 30 proprio per un fatto che sono tutti veicoli unici nel suo genere. Cioè, tu puoi trovare molte macchine simili ma non ce n'è una uguale all'altro, proprio perché erano macchine costruite in forma artigianale, quindi non troverai mai un veicolo uguale all'altro, erano fatte diciamo ad hoc per ogni singolo cliente che voleva comprare quella vettura. E qui vedete la particolarità di tutte queste macchine, non ce n'è una uguale all'altra. E qui sono state messe in ordine cronologico, quindi dalle più vecchie, che sono del 1890-93, fino a quelle più moderne, fino ai giorni nostri, possiamo dire. Seguendo l'ordine cronologico di questo open garage, qui troviamo delle vetture più recenti, giusto? Sì, siamo già negli anni 50, poi passiamo agli anni 60, diciamo che tutte le vetture che vedete qua guardano un po' tutto quello che è il periodo storico delle vetture in Italia, quindi abbiamo dalle primissime a quelle più nuove. Per esempio abbiamo una Mini Cooper, anche qua, con cambio automatico, quindi una versione un po' speciale. Sirena. Ma non vedo il mare. Beh, questa qua è una vettura rarissima in Italia, se ne vedono molto poche. È una vettura polacca, diciamo fatta per le persone comuni, quindi non era una macchina di lusso, era una vettura fatta proprio per tutte quante le persone. In Italia ne arrivarono pochissime. Questo infatti fu un dono della Fiat polacca al museo Carlo Bischetti in Fiat, quando era ancora il vecchio museo. Poi abbiamo ovviamente una 130 coupé, anche questa è una vettura abbastanza rara da incontrare per strada. Passiamo a vetture americane come la Cadillac 60 Special e arriviamo adesso a una vettura un po' particolare, anche perché è molto recente come storia dell'automobile, ed è una Cadillac Allanté. Questa vettura qua è nata da un accordo tra la Cadillac e la Pininfarina, che aveva una bella idea, costruire le vetture, quindi in America come telaio, carrozzate in Italia dalla Pininfarina. Però qual è il problema che fece fallire questo progetto? Era il trasporto dei telai dall'America in Italia, perché era via aereo. Quindi gli elevatissimi costi per spostare questi telai dall'America all'Italia fecero fallire quello che era un progetto che era nato in una maniera buona. Però purtroppo i costi erano troppo elevati per gestire tutto quanto il processo. E poi concludiamo con una Alfa Romeo 156 GTA. Siamo qui con due macchine veramente molto particolari, raccontaci qualcosa di queste due meraviglie. Qua ci troviamo sopra due modelli unici, perché sono modelli unici fatti in un unico esemplare, dove si è seduta te è la Monaco Nardi,
il modello Kiki Bio, progettata da Augusto Monaco, che era un ingegnere, e la progettò proprio per quelle corse fatte su strada, quindi non su circuiti chiusi. E la particolarità che volle applicare Monaco su questo veicolo qua, a parte la forma molto allungata e bassa, la chiamò Kiki Bio proprio perché Kiki Bio era il nome del suo cane, che era un bassotto. E se tu vedi questa macchina, sembra un bassotto perché è molto stretta e lunga. La particolarità che volle applicare su questa vettura qua era proprio l'uso di un motore raffreddato ad aria a due cilindri AV, e tutto quello che era il cambio e la trasmissione era davanti al motore. Fino a quegli anni molte delle vetture avevano il motore sulla parte anteriore e tutto quello che era il cambio nella parte posteriore del motore. In questo caso qua invece il motore era invertito rispetto alla distribuzione del cambio. Trazione anteriore. È una cosa molto particolare, vedrai che tu sei molto stretta, no? Sì, infatti, no, volevo chiederti come facevano a guidare queste macchine. Questa vettura qua è stata fatta proprio sulla silhouette del pilota che doveva guidare la vettura nelle gare. Quindi proprio anche il posto guida è fatto per una sola persona, non potevano guidare altre persone. È per questo che tu sei scomoda, perché non sei il pilota che doveva guidare questa vettura qua. L'altra macchina dove invece sono seduto sopra io è una Cattaneo Trossi. Questa qua, benché nessuno abbia mai capito che tipologia di macchina è, almeno quelli che vengono qua non capiscono che cosa sia, è un Isotta Fraschini. Quindi un Isotta Fraschini fatta in tre esemplari, modelli A, B, C, e questo esemplare qua venne fatto Isotta Fraschini per i figli dell'amministratore delegato dell'Isotta Fraschini, e quando diventarono grandi questo esemplare venne venduto a Trossi, che era un pilota, il quale la modificò come motore grazie all'ingegnere Cattaneo, applicandogli un compressore volumetrico al motore. Quindi dai 50 km che faceva, perché è un motore molto piccolino di cilindrata, poteva raggiungere i 100 km all'ora, e la usò come un piccolo bolide da corsa sui circuiti su strada. Bene amici, adesso vado a fare due parole con Chiara, che è la restauratrice del centro. Chiara, quali sono gli obiettivi che si prefigge il centro? Allora, l'obiettivo principale di questo centro di restauro ovviamente è restaurare le automobili, però non come finora hanno fatto i carrozzieri, quindi prendere un'automobile e diciamo alla fine rifarla come si fa ancora adesso con le auto moderne, ma avvicinarsi sempre di più a quello che è un restauro conservativo effettuato sui beni culturali, quindi su tutte quelle che sono considerate opere d'arte. Ormai anche queste vetture hanno i loro anni, le più antiche sono ancora addirittura della fine del 1800, quindi sono effettivamente vetture storiche. E stiamo cercando sempre di più di avvicinarci a quello che è un metodo scientifico, un metodo di ricerca, quindi non solo andare a sverniciare e riverniciare la vettura, ma capire effettivamente com'era, ad esempio, originariamente verniciata l'automobile. Bene Chiara, adesso ti faccio una domanda che è un pochino più attuale. Questo centro di restauro è aperto a chiunque voglia intraprendere questo genere di mestiere? Avete delle iniziative particolari? Abbiamo delle iniziative particolari, abbiamo dei progetti di alternanza scuola-lavoro con le scuole superiori, un istituto meccanico dove i ragazzi vengono qui proprio a lavorare sulla vettura e mettere mano per metterla in funzione. E poi abbiamo un altro progetto di alternanza scuola-lavoro con un liceo artistico, nel quale i ragazzi invece si occupano più di catalogare le vetture, quindi di consultare e redigere proprio delle schede di restauro e schede conservative delle automobili. Inoltre, pian piano stiamo cercando di aprirci sempre di più alle attività anche formative per restaurare le vetture e per far sì che le persone restaurano nel modo più adeguato. Bene Chiara, ti ringrazio. Quindi ragazzi, qui c'è davvero una grande opportunità per imparare una nuova professione, e direi che professione. Bene amici, a bordo di questa vettura da donna appena restaurata si conclude il mio lungo viaggio all'interno del Mauto. Cosa vi posso dire? Dovete assolutamente venire a visitarlo per scoprire tutte le meraviglie che sono contenute qui dentro. Io invece comincio un altro viaggio, continuate a seguirci, ciao!
L'Alfa Romeo Alfa 6 è una berlina tre volumi prodotta dalla casa milanese dal 1979 al 1987 nello stabilimento di Arese. Obiettivo principale di questa vettura era quello di competere con le berline di fascia medio-alta, rappresentate in particolare da Mercedes-Benz e BMW. Per l'Alfa 6 era stato inoltre ipotizzato un debutto negli USA, che però non fu alla fine confermato. Ma la storia dell'ammiraglio Alfa Romeo nasce ben prima del 1979, ed infatti il suo studio, noto all'interno del centro stile della casa di Arese come progetto 118, venne avviato nel 1968, contemporaneamente all'inizio del progetto che porterà alla realizzazione dell'Alfetta. Rispetto a quest'ultima, però, la gestazione dell'Alfa 6 si dimostrò sin da subito difficoltosa per via dell'innovatività del progetto, determinata in particolare dall'adozione dell'inedito motore 2005 V6 progettato dall'ingegnere Busso, dall'introduzione del differenziale autobloccante e del ponte De Dion al posteriore per evitare gli scotimenti laterali, nonché dal ricorso ad uno schema meccanico che abbandonava l'architettura transaxle, peculiarità dell'Alfetta, per garantire una migliore abitabilità nella zona posteriore. L'impianto frenante era costituito invece da 4 freni a disco, di cui quelli posteriori entrobordo per ridurre le masse non sospese e quelli anteriori ventilati con pinze a 4 pistoni. Nel 1974 l'auto era già pronta, ma visto il periodo di austerity che si stava attraversando, i vertici dell'Alfa Romeo decisero di posticiparne il debutto, il quale avvenne nel 1979, esattamente 11 anni dopo l'avvio del progetto. Questo fece sì che alla sua presentazione la vettura risultasse, sotto il profilo estetico, vecchia e poco proporzionata se paragonata alle competitors dell'epoca. Le maggiori criticità si concentravano soprattutto sull'eccessivo sbalzo posteriore, stratagemma a cui fu fatto ricorso per rendere l'auto più lunga e quindi più confortevole per gli occupanti, nonché sulla scarsa larghezza rispetto alle auto delle concorrenti. Le critiche al design, inoltre, si concentravano sui gruppi ottici posteriori, che apparivano eccessivamente grandi, e sui paraurti in metallo corrispingendo in gomma, che risultavano massicci e datati. Gli interni erano accoglienti e molto rifiniti, con un utilizzo massiccio di radica, ma la plancia appariva comunque eccessivamente sobria. Molto ricca invece la dotazione, 4 vetri elettrici, chiusura centralizzata, specchio retrovisore regolabile elettricamente, sedili elettrici, climatizzatore e cambio automatico ZF a 3 rapporti, fornito come optional. In particolare, tale cambio fu al centro di una gogna mediatica, a seguito di un incidente che vide coinvolti 2 attori dell'epoca e che risultò alla fine in gran parte infondata, come emerso in giudizio. Nel 1983 l'Alfa 6 fu sottoposta ad un deciso restyling, affidato alla Bertone, che diede vita alla seconda serie. All'esterno cambiarono i fari, che divennero 2 trapezoidali, in luogo dei 4 circolari, con indicatori di direzione bianchi anziché arancioni. Cambiarono anche la mascherina anteriore, i paraurti, ora totalmente in plastica e privi di rostri, e comparvero nuovi profili laterali. L'assetto divenne più basso, dando alla vettura un aspetto più filante. Con il restyling anche la gamma motori fu rinnovata. Furono infatti introdotti il 2000 V6 da 135 cavalli e il 2005 turbo diesel di origine VM da 105 cavalli. Il 2005 V6 invece venne aggiornato con l'adozione dell'iniezione elettronica e fu appannaggio solo della più lussuosa versione quadrifoglio oro. Negli anni in cui la vettura restò sul mercato, furono prodotte circa 13.000 unità di Alfa 6, parte delle quali, rimaste invendute nel deposito di Arese, furono esportate 2 anni più tardi in Polonia e in altri paesi dell'Est Europa. La Lancia Y è un'utilitaria costruita tra il 95 ed il 2003 con la quale il gruppo Fiat sostituì la fortunata auto bianca Y10 come il modello che andò a rimpiazzare anche la Y. Nel corso della sua produzione ottenne un ottimo successo di vendite, al punto tale da essere ancora oggi uno dei modelli più rappresentativi del marchio.
Dietro l'entrata in produzione della Y si nasconde un lungo lavoro di progettazione che ha inizio nel 1992 ed il cui obiettivo era quello di creare un'auto che si distinguesse per forma e ricercatezza dalle altre utilitarie del tempo. Non a caso il designer Enrico Fumia nella realizzazione delle forme si era ispirato alla raffinata Lanciardea e Appia, ma anche alla più recente Modaiola Y10. Esternamente l'auto si caratterizza per linee arcuate e tese, ma non per questo meno morbide e moderne. La parte anteriore, con la tipica calandra Lancia del tempo, si contraddistingue in particolare per i massicci parafanghi ed il cofano rastremato e richiama le proporzioni dell'antenata Ardea. Nella vista laterale è presente un arco nero, tangente ai passaruota che divide l'intera fiancata. La soluzione del posteriore invece, con il portellone ben distinto dal resto della carrozzeria, era ispirata a quella della Y10. Inizialmente la gamma fu offerta nelle tre versioni identificate dalle sigle LE, LS ed LX, ma poco tempo dopo furono previste anche le varianti elefantino blu e rosso, ove l'elefantino rappresentava una chiara rievocazione al simbolo che aveva accompagnato la squadra corse Lancia nei rally. Questi ultimi due allestimenti prevedevano in particolare un pacchetto di accessori specifico, ai quali poter aggiungere altri optional, e si differenziavano tra loro per delle caratterizzazioni estetiche specifiche. L'elefantino blu aveva uno stile più elegante, l'elefantino rosso uno stile più ricercato e sportivo. Gli interni erano ben assemblati e rifiniti e caratterizzati da plastiche soft touch, una rarità all'epoca per un'utilitaria. Altra caratteristica del modello era la collocazione in posizione centrale del quadro strumenti, soluzione che divenne in seguito un segno distintivo anche per le generazioni successive della Y. La dotazione della versione top di gamma era di tutto rispetto, pur trattandosi di un'utilitaria, e poteva annoverare rivestimenti interni in alcantara o pelle, ABS, specchietti retrovisori elettrici, climatizzatore elettronico e radionav a pittogrammi con lettore CD. All'avvio della produzione, i motori, tutti a benzina, erano il 1100 e il 1200 Fire da 8 valvole, nonché il 1400 Prato La Serra da 80 cavalli, destinato alle versioni più ricche, ma che tuttavia, visto lo scarso successo, dopo un breve lasso di tempo, fu sostituito dal 1200 da 16 valvole e 86 cavalli, uno dei motori tra i più veloci ed efficienti per l'epoca, utilizzato ancora oggi su alcuni modelli Fiat. Nell'ottobre del 2000 venne effettuato un leggero restyling esterno ed interno. Le modifiche esterne riguardarono la calandra e i gruppi ottici anteriori e posteriori, che comunque rimasero molto simili alla versione pre-restyling, i paraurti e le fiancate, che persero gli inserti in plastica grezza. All'interno viene modificato lo stile dei sedili e cambia il volante, ora simile a quello della Lancia Libra, e vengono previsti nuovi tessuti e nuovi allestimenti speciali. Viene inoltre tolto dal listino il propulsore da 1100, in quanto non adeguato alle direttive Euro 3. Rimanevano dunque al listino solamente le versioni 1200 da 8 e 16 valvole. Nel settembre 2003, dopo 8 anni di produzione e circa 800.000 esemplari prodotti, debuttò la sua erede, la Lancia Y seconda serie, da cui venne sostituita a partire dall'anno successivo. Vittorio Tessera racconta Lambretta Lui, Nada Editore. Fondazione Negri propone OM, una storia infinita di Alessandro Silva. Tridente 8V, storia degli otto modelli Maserati anni 60 e 70, di Gippo Salvetti, Fucina Editore.